libertà economiche contro diritti sociali? Considerata anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, che nei casi Viking e Laval ha stabilito la preminenza delle libertà economiche sui diritti sociali, la clausola liberista può essere considerata la norma fondamentale dell'ordinamento dell'Unione Europea? L'esempio vivente al massimo livello di efficacia, ma anche di, come dire, di impatto normativo dell'ordoliberismo è proprio contenuto nei trattati europei ed è la norma chiave. Per chi non lo sapesse, poi mi è capitato in varie sedi di fare questa, diciamo, questa interpretazione, questa analisi. L'articolo 3, paragrafo 3 del trattato istitutivo dell'Unione, è quello che oggi viene chiamato 2, perché i trattati sono stati da Maastricht, sono stati poi rivisti dopo Lisbona, si è fatto, sono accorpati, sono stati divisi in due fonti diverse, uno è il trattato sull'Unione Europea, diciamo leggermente più di principi, e l'altro è il trattato sul funzionamento dell'Unione. Insomma, comunque noi le norme sono sparse, perché i trattati sono scritti in maniera da essere intenzionalmente, sono stati intenzionalmente scritti in modo da essere incomprensibili. Attenzione, questa è una migrazione autentica, sì, non solo. Però ecco, l'articolo 3, paragrafo 3 ci dà questo esempio della clausola generale, cioè quella capace di riassumere e di proiettarsi, di riassumere tutti i valori, tutti i fini, no, del liberismo, e di proiettarli sulla realtà sociale disciplinata. E questa formula qua dice: l'Europa instaura una crescita armonica, eccetera, eccetera, una società, un'economia sociale, eccolo qua, un'economia sociale di mercato fortemente competitiva caratterizzata dalla stabilità dei prezzi. Adesso vi ho messo i concetti, magari in fila sono leggermente, ma tanto alla fine cambiando l'ordine degli addendi il risultato normativo non cambia. Questa formula è l'esempio di come l'ordoliberismo usi la nimesi strategica, perché se io metto economia fortemente competitiva basata sulla stabilità dei prezzi, ho fatto il programma, il libro dei sogni dei neoliberisti, e in effetti da questo punto di vista lo è. Se ci metto sociale accanto, genererò quella sorta di appeasement delle comunità, delle società, delle comunità sociali, che diranno: sì, effettivamente questo significa che sarà qualcosa che contemporaneamente penserà ai diritti sociali, ma non c'è scritto questo, è un'apparenza, capite? È uno specchietto per la folle. Hayek lo dice espressamente in un passaggio famoso, poi tra l'altro sta in un libro proprio sull'ordoliberismo che ha scritto un tedesco che si chiama Tak, che poi se andate a vedere ma io trovate solo il tedesco, però insomma è interessante vedere questa trattazione, questo. E cosa dice Hayek? Cioè, personalmente, perché poi lui aveva una visione dal punto di vista sociale, no? Aveva una sorta di ripugnanza per il mondo, per la gente, per i diritti. Questi diritti sono una cosa veramente fastidiosa, perché portano un'inefficienza nella struttura del capitale, che è di cattivo gusto, magari puzza pure, ma è una cosa veramente incredibile. Cioè, qualsiasi diritto che non fosse il diritto di proprietà del soggetto produttore è uno spreco di risorse, è un'inefficienza del sistema. Allora, quindi, lui dice che l'uso del termine sociale in linea di principio non mi troverebbe d'accordo, ma più o meno dice così. Dice però, mi rendo conto che se l'utilizzazione di questo termine è capace di far accettare alle masse come opportune cose che sono nel senso della società che io auspico, è veramente ben accettabile. Questa è la stessa. Grazie.